multiculturalità è una sfida. Sicuramente, insieme a tutto quello che si porta. Siamo per questo, per fare questi incontri fra questa diversità. Prete e imam, oratorio e moschea, lo stesso quartiere, le stesse sfide. L'integrazione a Barriera di Milano è il tentativo faticoso di camminare insieme. Il Michele Rua è una delle realtà salesiane più antiche della città, fondato quasi un secolo fa, testimone di ogni trasformazione, il quartiere operaio di ieri, quello multietnico di oggi. Il 50% dei ragazzi dell'oratorio è di origine straniera. È bello l'idea di integrazione che c'è qui dentro, che si vive qui dentro, perché siete un po' tutti una grande famiglia. Valentina è un'educatrice, conosce per nome ogni ragazzo, ogni storia. L'amicizia fa incontrare i giovani, stranieri o no, la fatica è un'altra. La difficoltà di essere sostenuti magari da una famiglia, molto spesso i ragazzi abbandonano la scuola o comunque rimangono un po' appesi un po' al loro destino. In queste dinamiche può annidarsi la frustrazione, la realtà di diciottenni italiani o stranieri che non studiano né lavorano e l'estremismo può diventare un rischio. Alla moschea Taiba di Via Chivasso non lo sottovalutano. Questo lo viviamo tutti insieme, tutti i concittadini, non facciamo la differenza fra i musulmani, tutti viviamo questa. La sfida educativa è centrale nel luogo di culto islamico più frequentato di Torino. La scuola per i più piccoli, le lezioni di cittadinanza, l'esempio. La moschea di per sé è uno strumento di controllo sociale. Chi invece si vive al di fuori della moschea e si approccia all'Islam per la prima volta senza una prima formazione attraverso internet rischia invece di deviare da questi insegnamenti che sono insegnamenti tradizionali, insegnamenti impregnanti nel nostro modo di vivere l'Islam. Qual è il nervo scoperto di un quartiere così? Bisogna investire nelle scuole perché nelle scuole mancano delle figure importanti, mancano degli insegnanti di supplenza che possono accompagnare questi nuovi ragazzi arrivati, mancano i mediatori culturali che possono intrattenere rapporti con i genitori. Quello che si è un po' persa è anche la voglia un po' di sognare, no? E quindi, non so, sono nato e ho cresciuto in Barriera, sono arrivato in Barriera, allora il mio sarà un destino molto medio, sufficiente, quindi non punto in alto.